nominazioni ha dato la partita di Coppa Italia, una nominazione ha detto guardate la fine partita, ha detto dobbiamo guardarci bene negli occhi. Ma vabbè, per quanto riguarda la partita del Modena, penso che nascondersi dietro a giusto, né nei confronti della gente, né nei confronti vostri, e soprattutto nei confronti nostri. La partita col Modena è stata una partita che, se l'analizziamo, è che la realtà erano 5 undicesimi di gente nuova. Nuova cosa voglio dire? Spiego. Wicani, Milanovic e Fedal, Quaison, allora gli unici due che erano qui l'anno scorso era Samir e Milanovic, che comunque l'anno scorso hanno giocato, ma magari era un cambio, due cambi su 11. Con il Modena ci sono stati 5 cambi, sicuramente bravi giocatori, ma fare 5 cambi in una squadra sicuramente sono tanti. L'altra parte qual è? Dice, vabbè, hai fatto 5 cambi, ma di fronte c'è una squadra di Serie B. Ma signori, noi siamo gli stessi della Serie B, quindi per me, senza trovare scuse, senza nessun alibi, io dico semplicemente che c'era una squadra con 5 undicesimi nuovi e che sicuramente ha avuto delle difficoltà e si sono dimostrate. Poi trovare tante altre motivazioni per me in questo momento sono delle scuse. La realtà è che 5 undicesimi erano nuovi e che sicuramente c'è da lavorare. Fabrizio? Proprio alla luce di quello che hai detto tu, noi siamo ancora per la Serie D, ancora fino a domenica, però comunque qualche nuovo sta arrivato, arriverà. È un fatto negativo alla luce dell'inizio del campionato oppure è il blocco che ti dà sicurezza? Ma guarda, io ci tengo a fare questa precisazione. Io penso che il blocco sarà più o meno lo stesso dell'anno scorso. Ci sono fino ad oggi dei nuovi arrivi e non so se ce ne saranno ancora. Quello che ti posso dire è che questa squadra può raggiungere l'obiettivo, che senza andare più in là e sognare, l'obiettivo nostro è la salvezza. Se noi riusciamo l'ultima giornata, l'ultimo secondo a salvarci, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Ti ripeto che è quello della salvezza. Sinceramente io sono del parere che questa squadra si può salvare, però abbiamo bisogno di tutti, abbiamo bisogno della gente soprattutto, abbiamo bisogno di Palermo, Palermo città, dei palermitani, anche se vi può sembrare assurdo abbiamo bisogno di voi, perché comunque è inutile continuare a dire, perché poi vivendo in città i tifosi si sentono, ma abbiamo bisogno di un difensore, un centrocampista, un attaccante, abbiamo bisogno... Io credo che questa squadra si deve basare su quello che ha. Da parte vostra, da parte dei tifosi, da parte nostra. L'obiettivo nostro è di cercare di mantenere questa città e questa società in Serie A. E abbiamo bisogno di tutti. Abbiamo bisogno, ti ripeto, del palermitano, del tifoso, abbiamo bisogno del signore che lavora qui davanti alla porta, Giuseppe, per dirti un'assurdità, dei magazzinieri, del presidente. Abbiamo bisogno di tutti. E tutti nella stessa direzione. Questo è il mio punto di vista. Con questa squadra ti puoi salvare, però ci deve essere unità di intenti da parte di tutti. Nino Randazzo? Sì. La Sampdoria, a luce di quello che si è vista anche domenica, però io credo, in modo giustificato, è una squadra alla portata del Palermo? Ma io credo che partita singola il Palermo può vincere contro tutti, compreso per assurdo il Bayern Monaco che ha vinto la Champions, e può perdere contro tutti. Logicamente alla lunga i valori sono diversi. Quindi il Palermo può vincere con la Sampdoria, può vincere con la Juve che è stata campione d'Italia, però ti ripeto, alla lunga su 38 partite sicuramente i valori saranno diversi. La Juve avrà più punti e il Palermo meno punti. Però io credo che partita singola puoi vincere oggigiorno, puoi vincere contro tutti. Siete tra i più esperti, quindi chiaramente metabolizzi meglio situazioni come quelle di domenica e di sabato scorso. Come hai visto invece il gruppo? È rimasto qualcosa di negativo di quella sconfitta? Ma,